Secondo l'iconografia medievale, l'arte fu concepita come forma di insegnamento. Per secoli molte cattedrali e chiese furono costruite come se fossero libri di pietra parlanti, una sorta di Bibbia dei poveri rivolta a chi non sapeva leggere. Questo rende ancora più affascinanti e misteriose le pietre parlanti della chiesa di San Giorgio a Petrella Tifernina, un vero e proprio tempio vivo ricco di simbologia cristiana. Ecco il tempio di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina. Alcuni storici lo fanno risalire al XII secolo, alcuni anche prima. È sicuramente uno dei monumenti più antichi e interessanti della nostra regione e all'inizio del Novecento è stato dichiarato monumento di interesse nazionale. Ci sono tre stili di epoche diverse, una bizantina, una romanica e una longobarda. Allora entriamo insieme e andiamo a scoprirlo. Queste pietre che parlano, cosa ci dicono? Ad esempio questo fiore. Ci troviamo di fronte a uno dei primi capitelli di questa chiesa, dei primi capitelli da parte di chi entra. È un fiore di mandorlo che, secondo il libro di Geremia, annuncia la primavera, annuncia un nuovo giorno, e in questo tempo abbiamo tanto bisogno di sentirci dire c'è un futuro, c'è un domani, ma lo annuncia in modo particolare, avendo sei petali. Con i petali questo mandorlo fa il nome di Gesù Cristo, Jesus Christos. Perché questo simbolo si può ricondurre al Natale? Questo simbolo si riconduce al Natale perché l'agnello crociato Gesù, agnello di Dio come indicato da Giovanni Battista, sta scendendo, come vedete ci sono dei movimenti lineari che si abbassano, sta scendendo come sole che sorge, secondo la profezia di Zaccaria, nella nostra umanità. Il sole è anche in quest'altro capitello. Il sole è in tutta questa chiesa, perché il sole che è Cristo è ben iconografato sia nell'agnello sia nel cervo, ma soprattutto in quel fiore che ha al centro la croce. Petrella Tifernina e la sua chiesa celebrano San Giorgio, sono tanti i paesi del Molise che lo celebrano e lo rappresentano in maniera diversa. In questa chiesa ci sono tante iconografie, tante immagini di San Giorgio, come questa. Sicuramente ne abbiamo tre. Questa, quella più antica su una parete della chiesa esterna, e il simulacro che si porta in processione. Giorgio fa parte dei santi cavalieri. Giorgio ha un culto che va oltre i confini delle singole chiese, nel senso che è celebrato sia dalla Chiesa Cattolica, sia dalla Chiesa Ortodossa, sia da alcune chiese dei Fratelli Separati d'Occidente. Incastonata nel borgo di Petrella, la chiesa di San Giorgio è stata anche set cinematografico. Nel 2013 Checco Zalone e Gennaro Nunziante ambientarono a Petrella Tifernina il ritorno alle origini di un padre in difficoltà economica che sceglie un luogo inusuale per portare in vacanza suo figlio d'estate. Sette anni dopo, a scegliere il Molise sono stati in tanti. In tempi di Covid, il distanziamento naturale e l'immersione in contesti ambientali ricchi di architetture e tradizioni hanno portato qui tanti turisti. Petrella è stato uno dei borghi molisani a mettere a disposizione dei viaggiatori le case dei residenti gratis, un nuovo modo di viaggiare immergendosi nella storia.